amici, siamo a Roma, Tiburtina. Oggi è il giorno del mio compleanno, il 24 novembre 2013, compio 39 anni e facciamo questo video sulla fretta. La fretta, come vedete, la fretta, sempre di corsa, sempre correndo. E naturalmente bisogna sempre stare attenti a tutto. La fretta, questa parola fretta, da cosa viene? Da situazioni del mondo moderno. Ma quale mondo moderno? Il mondo moderno che ci è velocizzato dietro più non le prestazioni dell'uomo, ma allo strafare, al fare di più. Andare dove? Fare di più, poi sì. Ecco, tante belle cose, qua siamo a Tiburtina, tutto nuovo, tutto bello, siamo contentissimi di ciò. Però la fretta. Quante volte ci vorrebbe avere un po' di tempo in più? No, il tempo in più non c'è. Ma perché non c'è il tempo in più? Perché alle 24 ore, ma allora io vorrei render conto di questa cosa, 24 ore in un giorno, ma è una cifra pazzesca, ma pensate quante cose si potrebbero fare in 24 ore, è tantissimo. E va bene, dobbiamo avere il tempo per dormire, bene, il tempo per mangiare anche bene, non mangiare di fretta, bisogna anche digerire. E tempo anche per vivere, lavorare, però lavorare per vivere. Poi lavoro non c'è. C'è, non c'è, oggi c'è, domani non c'è. E questo fa parte proprio. Allora come si fa ad evolvere, ad andare avanti, se poi in certe situazioni si torna indietro? È proprio il sistema economico non voluto da noi, ma tante volte cerchiamo delle colpe in qualcosa, in qualcuno. Però il sistema c'è tutti dentro. Allora cambiare sistema, ma ci vuole la volontà di tutti. La volontà di tutti è trovare il tempo. Trovare il tempo si diventa veramente come una famiglia. E adesso che ore sono? È prestissimo, neanche le 2 del pomeriggio, eppure è già come se fosse tardi. Faccio passare le persone, copriamo un attimo la vista per la privacy. In questo momento non ho la possibilità di tagliare i video così. Allora ecco, trovare il tempo, se noi veramente trovassimo il tempo per noi stessi umani, troveremmo veramente che siamo una sola famiglia e troveremmo tutto. La modernità, ecco, vedete intorno a voi è tutto moderno. Però siamo anche noi moderni, eppure eravamo identici nei volti, in tutto, all'uomo antico, di millenni fa. Eppure cosa è cambiato? Forse andiamo troppo in fretta, ritornare all'ambiente familiare, qualcosa di bello. Oggi 24 novembre 2013, mio compleanno, 39 anni, Gennaro Giolmini, qua da Roma Tiburtina. Io spero di avervi dato uno spaccato di realtà. Non è tornare indietro, è cercare qualcosa di nuovo nel tempo che ci appartiene. Io vorrei che veramente le 24 ore, che non è quella borsa da viaggio, le 24 ore della giornata, ci appartenesse. Questo sarebbe una grande cosa. Invece no, abbiamo i minuti contati. Senti, adesso vi faccio vedere, mantenendo la privacy, un po'
dello spaccato delle nuove strutture della stazione Tiburtina a Roma. Allora, un attimo al cielo, così non evitiamo di inquadrare persone, e vi faccio vedere un po' della nuova stazione Tiburtina. Naturalmente c'è un po' di traffico, un po' di cose, tanto per cambiare, poi il traffico non manca mai, alla fin fine, tenetelo un po' come musica di sottofondo se volete, un po' così. Ecco un po' la stazione della Tiburtina, quella poi è una parte un po' meno recente di Tiburtina e poi varie cose. Naturalmente quando si inquadra qualcosa mai si riuscirebbe ad inquadrarla alla dovuta, c'è sempre il passaggio di qualcuno. D'altra parte siamo a Roma, la città piena di abitanti, qua in cavalcavia che c'è ormai da tanti anni. E bene ragazzi, ho esaurito il mio tempo. Gennaro Gelmini, Roma, 24 novembre 2013. Tanto ciao.